contrario, voglio fare un pezzo bello di stand-up, satira politica. Ah, il pezzo comico, quello, sì, che volevi comico, fare. Comico, però pure bello di satira, è ora di svegliargli, sì, gli, sì, italiani. Sì, perché non abbiamo un minutaggio, quindi se ci io abbiamo... vado, sì, vado. Tu mi fai da spalla? Tanto tu. Certo. Io la spalla, dico... la tradizionale spalla. Sì, quello che stai un po' in difficoltà, perché io dico cose molto forti. E io faccio tipo, ma che tipo, sei matta? Sei matta, Emanuela, che oh, dici? Ma questa sta fuori. Ma questa sta... Mi dai un po' addosso, mi fai capire? Cioè, ti faccio... Io lo so fare, però dimmi come la vuoi te. Tu lo fai bene, però è tutto un po'... Ok. Ma, oh, cioè, ma una prova, sei matta, una pure prova, matta, una prova tipo che te, però, mi dici, una battuta... E ti faccio, oh, Valerio, ascolta questa, sai cosa facciamo? E tu, questa per... è da rinchiudere. Così, bravo. Ma questa che c'ha in testa, non lo so, perfetto, dimmi te. Sì, sì. Io la vuoi tu fare? Vai tranquillo, però... Mi no, metto no, al piano tipo quello di Letterman. Bravo, bravo. E faccio io così. Ti parlo e tu ti dici... Oh, ti annuncio come la caustica Emanuela Fanelli. Caustica, mi piace. Dirò cose pesanti, non so se ti vuoi dissociare dopo. Vabbè. È ora, vabbè, io è ora. Non la so fare la spalla. Vai, 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 vai. Quindi io ti do addosso, no? Vai. Emanuela, ma sì, che fai? Cioè, questo. Sei matta. Lo so, così, lo so, ce l'ho. Sei pronta? Vai, vai, io dai, sto, lo facciamo perché non abbiamo minutaggio. Vai, vai, vai. E adesso prepariamo le mascelle perché si ride a crepa pelle. Non oso pensare quante ne dirà la nostra Emanuela Fanelli con il suo monologo tutto caustico. Eccola qua, oh che paura. Io già ho paura di quello che dirà. Beh, preparati, caro Valerio. Sai cosa mi è successo l'altro giorno? Beh, tornavo a casa, non c'era nulla. Ho aperto il frigo, vuoto. Poi mi sono ricordata. Ah già, abito in Italia. Oh. I politici si sono mangiati tutto. Oh, attenzione, questa è matta. Gliele è ho matta, cantate. E senti anche questa, Valerietto. Oddio, ho paura. Taci. Ero su un'app di incontri. Sì, signori, uso le app di incontri. Sono una donna adulta a cui piacciono gli uomini. Non oso immaginare dove va a finire questa pazza. A un certo punto vedo la foto di uno. Dico, ehi, ma questo già lo conosco. Ci ero già uscita. Oddio, ma tu sei proprio scema. Sei scema da morire. E allora ho detto, ma attenzione, ma questo era quello che era anche già uscito con mia cugina, il furbetto, no? Oh, ma questa è proprio una matta. Ma che sei cretina, Emanuela? Che sei scema? E insomma... Insomma, sento mia cugina, dico, ma sai che ho trovato sull'app di incontri? Oddio, non oso immaginare che dirà questa deficiente. Vai, Emanuela, no! Quel furbetto che aveva chiamato tutte e due. E allora abbiamo detto, sai che c'è, mia cara? Andiamogli sotto casa, oh, perché no? Dio mio, che paura, puttana, che stai per dire? E... Che? Stop, perché... Ma perché vi siete fermati? Mo' riprendono, vai. Scusate tutti. Non hai finito il monologo, era figo. Va bene così, non ho più quel mood, quel flow mio di... Ma scusa, ma è per la satira, musica troppo alta? Grazie. Ma come suonate troppo forte? Non è che stiamo al jailbreak? Oh, scusa, ma che è successo? Ma era la musica alta? Pezza.